Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, bentornati su Climax Car Fishing, di nuovo in session. Questa sera sarà una sessione normalissima dal dopo lavoro, ragazzi, e ne approfittiamo per provare una cava privata, una cava nuova per noi. Ovviamente essendo privata ancora non possiamo specificarvi bene dove siamo e quant'altro. Comunque ragazzi, man mano che andiamo avanti col video vi spiegheremo un po' quella che sarà la nostra sessione. Prettamente non sappiamo nulla, se non che ci hanno detto che carpe ci sono, non sappiamo quante la taglia. Un'altra cosa che sappiamo, più che altro perché avendo fatto i video della T2 qui le abbiamo viste, che c'è una presenza fortissima di tartarughe massicce. Quindi quella volta siamo stati lì veramente poco e abbiamo buttato giù le canne così, infatti inneschi zero. Adesso sapendo questo ci siamo preparati, quindi io direi che adesso andiamo a calare le canne, ragazzi. Sì. Utilizzeremo il barchino con il dipper, con l'extender, giusto per aiutare un attimo il nostro approccio, perché veramente non sappiamo niente di sto posto, quindi l'utilizzo del dipper con l'extender ci permette col barchino di circunnavigare la cava e trovare degli spot interessanti. Circunnavigiamola, ragazzi. Via. Mamma che paroloni. Ragazzi, adesso abbiamo fatto, siamo salvati la posizione dei quattro spot che abbiamo visto essere un po' più interessanti e adesso andiamo a calare. Come accennato ci sono tartarughe, quindi sto optando per usare un combi rig con innesco Tiger, e quando si è incerti il mais va sempre bene, quindi andiamo di mais senza esagerare perché ovviamente conosciamo qualche boides e un po' di liquid smalt. E adesso andiamo a calare. Allora ragazzi, andiamo a calare l'ultima canna e poi vi spiego come sto pescando. Ovviamente ragazzi, anche Max userà il mais, solo che ovviamente lui userà le sue boilers, le cell, giusto? Le link, scusate, io ho le senza cell. Speriamo di prendere qualche amo, perché ci hanno detto che qualcuno dentro ce n'è. E allora facciamo un bel tappetino per gli amur. Quindi speriamo che il mais attiri l'amur. Oppala! Beh, lo smart liquid è sicuramente una marcia in più. Se non ci sono gli amur, diamo la pappa alle carpe. Bene ragazzi. Oh, scusate. La pappa è pronta. Si va a calare. AT1, vai e colpisci. Ragazzi, allora, momento di sensibilizzazione. Noi perché vi diciamo che siamo un canale di informazione? Perché informiamo, esatto, quello che ci succede. E anche la roba più stupida, che non è poi così stupida, perché è stata stupida come successo, però è una roba che ci tenevamo a dirvi, quindi, che tanto lo sapete già. Vi spieghiamo in sostanza quello che è successo. Qui abbiamo fatto il video della T2.
E prima di andare via, ma parliamo veramente 20 minuti prima, stavamo quasi mettendo via. Io cammino e una certa ho sentito un forte, una cosa fortissima che mi ha punto il piede. Alzo, guardo, avevo penso sia stato un osso, insomma, appuntito, ben conficcato nel piede. Avevo delle scarpe da ginnastica normalissime in gomma, che le ho sempre usate, ragazzi, le ho sempre usate, e le ho le scarpe quelle da pesca, però tante volte dopo la lavoro, velocità monta le apparecchiature. Questo per dirvi cosa, quando andiamo in pesca, magari non in laghi gestiti, in posti un po' più wild, naturali, ci può essere di tutto. Può essere che per terra ci sia di tutto, quindi raccomando, ragazzi, sono due cose importantissime. La prima è avere un paio di scarpe adeguate, apposta, in maniera che se calpestiamo un qualsiasi detrito, qualcosa, un vetro. Vari marchi, noi ad esempio abbiamo le Combat della Corda, ma ci sono di qualsiasi marchio, ragazzi, quindi l'importante è che abbiano un buon fondo sotto duro, in maniera che se c'è qualcosa andiamo a pestare, ma che non si infili nel piede. Quindi, ragazzi, questo. La seconda cosa che dopo questo evento abbiamo ci ha fatto riflettere è avere un kit di emergenza. Esatto. Ora, kit di emergenza ce ne trovate dappertutto, ce ne sono su Amazon, ne trovate nei supermercati, quindi li trovate un po' dappertutto. Mi raccomando, ragazzi, non sottovalutate questa cosa, perché l'ho vissuta io in prima persona. Sì. Non sono andato in ospedale, però diciamo che è quasi, però, è diciamo quasi venuto, che, ragazzo. Io praticamente sono stato l'infermiere e sinceramente il piede è una parte delicata e piena di capillari, quindi che cosa è successo? Il sangue usciva veramente copiosamente, non riuscivamo a fermarlo. Anche della medicina soffriva. Esatto, non avevamo niente se non dei fazzoletti e dell'acqua, ma comunque continuava a uscire sangue. Fortunatamente ho trovato un cerotto, perché io nel mio marsupio ho un piccolo kit con medicine e cerotti, ma ci è voluto veramente 5 minuti perché il sangue si fermasse. Io mi sono spaventato sinceramente, perché ho detto qua non si ferma più. Poi dopo, a furia di bagnare, premere. Come avete visto, ero tranquillo, però, ragazzi, può diventare un problema. Può diventare, anche perché se sei fuori, la macchina è a 1,5 km e sei da solo, basta. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, vissuta in prima persona, tenetevi, se magari già qualcuno di voi giustamente lo fa. Sì. Noi da quel video in poi abbiamo deciso bene, da questa volta in poi, ragazzi, scarpe sempre addosso buone e un kit d'emergenza sempre in macchina. Anche perché la maglia l'ho buttata perché era piena di sangue. Detto questo, ragazzi, continuiamo. Allora, ragazzi, vi spiego come sto pescando. Su una canna, anch'io come Cree, sto usando la Tiger con un chicco di mais finto giallo. Sull'altra canna invece sto provando le pop-up, le Crab Baby, quelle nuove della Beeline che erano uscite, per vedere se con la pop-up magari ho dei risultati. Adesso vedo, perché se la canna inizia a suonare così a caso ho idea che le tartarughe stiano banchettando, quindi nel caso farò un cambio tattica. E basta, le canne le ho calate tutte sulla riva opposta, col barchino sono andato appunto a trovare gli spot giusti, niente, incrociamo le dita, ragazzi, speriamo che qualcosa parta e cerchiamo di capire se qua dentro appunto c'è pesce e che tipo di pesce c'è, perché come dicevamo prima, informazioni ne abbiamo, sì, ma fino a un certo punto, finché non provi, non puoi mai sapere. Basta, attendiamo. Come dicevo, ragazzi, prima io sto pescando con due combi rig, sto usando delle Tiger con un chicco di mais finto, perché essendoci una forte presenza di tartarughe, sì, potevo anche wrappare le boglie e metterle le wrap, però diciamo che chi bene o male pesca qui ci ha detto che la miglior soluzione sono le Tiger, quindi ovviamente noi cerchiamo di partire con questi consigli e poi man mano andiamo a modificare. La cava di per sé non è molto grande, non possiamo darvi molte informazioni, però vi diciamo che abbiamo calato in prossimità di dei rami, insomma degli alberi morti che cadono in acqua. Fatalità, sono proprio 4 spot, quindi abbiamo calato in questi punti, come avete visto, utilizzando del mais e qualche boiles, e adesso aspettiamo appunto che si faccia avanti qualcosa. Spero veramente di prendere un amur, perché ci hanno detto che qualcuno di bello dentro ancora c'è, quindi dai, speriamo di riuscire a farvene vedere uno. Allora, ragazzi, come vedete è calata la notte, ho fatto un cambiamento perché abbiamo visto dei salti verso
verso metà cava, quindi ho tirato su una canna e ho provato a fare un sacchettino e a buttarla verso metà cava. Adesso vediamo cosa succede. Nel frattempo sentiamo già delle tocche che sicuramente saranno tartarughe. E quindi niente, anche le tiger evidentemente qui vanno a genio le tartarughe. Quindi adesso vediamo un attimo con il sacchettino che ho fatto verso metà cava se magari cambia qualcosa, visto che abbiamo visto già due o tre salti, appunto uno addirittura nel sottoriva, veramente a 3-4 metri, e l'altro verso metà cava. Quindi facciamo sta prova e vediamo cosa succede. Ragazzi, finalmente si è fatta viva una partenza. Dico partenza perché no, è questa. Oh, Cri! No, sei te. Andare silenzio. Cri, devo andare giù però io. Aspetta, allora mi metto qui. Un attimo, ragazzi. Sì, forse fa presa. Sì. Ragazzi, ne abbiamo due allora. Eh sì, ne abbiamo due. Allora, un attimo. Qui, dammi le canne e vai giù intanto. Sì. Un attimo, ragazzi. Guardala là. Un secondo. Ragazzi, un attimo solo, che devo andare giù. Bello esplorare sempre posti nuovi perché... Allora, la scena è questa. È lì. Max ha due canne in mano, io ho due guadini in mano. Quindi adesso devo posizionare questa da qualche parte. Max, resisti. La metterò qui un attimo, ragazzi. Scusate le immagini un po' distorte che verranno, ma... Ragazzi, non si vedrà niente, ma portate pazienza. Dove sei? Sono la prima qua sotto. Arrivo. Aspetta che ho fatto un danno, aspetta. Ho fatto il disastro. Un secondo. Allora, qui ci sei. Ho fatto un casino. No. Qui sono. Aspetta. Ok, ci sono. Questa è quella fuori, ok, un attimo solo. Aspettate che forse riesco a farvi vedere. Ok. Sembra essere combattiva. Bello che hai anche l'altra in mano adesso te. Penso di sì. Allora dai che questa c'è. No. Ok. Una c'è. Metto giù la canna, occhio al filo. Bene. Una c'è. No. No, si è slamata? Si è slamata. Ragazzi, purtroppo avevo due canne in mano, va bene. Okay. Però è partita la mia, quella con la bombetta che ho messo al centro. Ok. Mamma mia, che casino, ragazzi. Ragazzi, il pesce è qui. Doppia partenza e una si è slamata, purtroppo. Bene, adesso ve la mostriamo. Bene, ragazzi, c'è stato un po' di trambusto, due canne partite consecutivamente. Cri è dovuto andare giù. Mentre io avevo le due canne in mano, una si è slamata nel sottoriva. Peccato, speriamo che ci sia un'altra occasione. Andiamo subito a vedere questo bel pesce.
Ok, vediamo se è collaborativa. Mi sembra di sì, spero. Molto bella questa. Ok. Com'è, Cree? Questa è carina. Veramente un bel pesce, ragazzi. Veramente un bel pesce. Combattiva, perché mi ha dato filo da torcere questa. E cavolo, soddisfazioni. Soddisfazioni. Bene, tempo di fare una foto, ovviamente. Andiamo a rilasciarla poi. Ragazzi, andiamo a vedere il rilascio. Che tiepida l'acqua. Sì, è caldina. Guarda che spina che ha, ragazzi. Che dorsale. E se ne va. Negli abissi. E l'abbiamo spuntata. Anche stavolta. A 5, socio. Domanda, ragazzi. Domanda. Cosa vuol dire che a un certo punto della serata scatta qualcosa e addirittura una doppia partenza? C'è un fattore scatenante, secondo voi? Scrivetelo nei commenti. Allora, ragazzi, partita la carpa. Com'è, Cree? Vediamo, perché sembra venga verso un amur. Non lo so. Un amur. Lo vediamo. Va bene. Allora, ragazzi. Guarda che forse dovrei riuscire a scendere di qua. Sì, un guadino. Dov'era il secondo, Cree? Eh? Dov'era il secondo guadino? Qua. Giù da te? Sì, è qui, sì. Ok. Ok. Oddio, non ti vedo più. Ah, eccoti qua. Ok. Questa era quella in fondo. Sì. Però. Cosa mi racconti, Cree? No, volevo mettere il telefono qua, ma niente da fare. Ok, sto scendendo. Allora, si fa trasportare, quindi... Amur? O è piccola. O è amur. Oppure è un amur. E sappiamo tutti cosa fa l'amur. Sì. Quando arriva sotto riva. Però vedo che sforzi la canna, quindi... Perché comunque c'è del peso attaccato, adesso vediamo di cosa parliamo. Magari è piccola, eh. Sì, certo. Comunque era un po' distante, quindi... Tartaruga da 6 kg? Oh, qua c'è una lumaca simpatica. Molto simpatica. Mamma mia, un'ora di fuoco. Senti peso? No, il peso c'è. Ok, ragazzi, adesso cerchiamo di capire. Il guadino è qua. Mamma mia, mi è entrata una zanzara negli occhi. Panico e paura. Ok. Butta la canna verso sinistra. Butta la canna verso sinistra, che non se ne vada dall'altra parte dell'isolotto. Oh, però si piega la canna, eh. Il pesce gattino no. La canna si piega e abbiamo sentito saltare una roba grossa. Dai, che è un amur, Cree. No, non so. Dai, che è un amur. Aspetta, perché adesso di qua c'hai l'altra lenza, quindi devo... Sì, ok, adesso però sei sotto. Devo riuscire a vederla adesso. In teoria sei sotto, eccola, quindi... Qui? No, carpa. Carpa, benissimo. Vieni.
Vieni, vieni, vieni dentro, vieni dentro, oh, sì, sì, ragazzi, un uomo felice, dai, fammi vedere, oh, vedi guadino, lasciamo guadino noi. Bene ragazzi, finalmente anche per me, carpa. Una certa soddisfazione prendere sempre su posti nuovi, dove ovviamente non abbiamo mai calato le canne, salvo vabbè il video del dipper, ma scusate del barchino, ma abbiamo veramente buttato giù due canne così. Ed eccola qui, una carinissima regina, e adesso giustamente la rimettiamo in acqua, una bella foto, e poi si ricala, ragazzi. Che lunga. Bene, in acqua. Dov'è? Di qua, perfetto. Bene ragazzi, adesso ovviamente vediamo la sua libertà. E... opera. Vai, resti qui con noi. E non vuole andare. Non vuole andare via. Si è affezionata, ragazzi. Esatto. Eccoci qua. È stanca perché era qua lì in fondo questa. Eh sì, ha fatto un po' di chilometri. Parecchio. Sì. Ciao cara. Se ne va negli abissi. È bastato questo, ragazzi, per cambiare la sessione. Un sacchettino in PVA con del pellet. Allora, è vero che abbiamo calato bene con il mais e tutto, però a una certa non si prendeva. Sacchettino in PVA, pellet, e ragazzi il risultato è stato il pesce. Alle volte cambiare strategia, cambiare tattica, lo diciamo sempre, fa la differenza. Ora, non ho fatto una carpa di 30 kg, ma non ho fatto cappotto. Quindi, cosa è più importante secondo voi? Credo sia più importante riuscire a portare a casa un risultato. Quindi alle volte la semplicità, ragazzi, può aiutare, può pagare. La canna sta continuando a suonare, probabilmente stanno ancora grottolando attorno, non lo so, adesso vedremo. Comunque ragazzi, un pugnetto di pellet cambia la sessione delle volte. Basta, adesso probabilmente cambierò anche l'altra canna e vediamo cosa succede. Gli ho scobrato anche qualche boilies, perché comunque qualche boilies l'ho sgrobata lo stesso. Però ragazzi, stesso innesco, è sempre la Tiger, però cambiato il punto, cambiata magari la pastura, la differenza l'ha fatta. Ragazzi, cambio tattica, ennesima volta va a segno. Bombettina calata nello stesso punto, ed eccola qui. Allora Max, io vado giù a riguadinarla. Grazie. Ragazzi, che qua veramente siamo in mezzo alle frati, giusto per farvi, per darvi un'idea, ragazzi, siamo veramente in mezzo di tutto qua. Un attimo che prendo il guadino che è qui. Dove sei? Allora vediamo di cosa si tratta. Un'altra carpetta, ragazzi. Oh, che bella questa scura. Oh, finalmente una scura anch'io. Sì, sembrerebbe un po' scura di cannagione. Bene. Ok, ragazzi. Vediamo sto gioiellino. Oppalala. Un bel lingottino. Ha dei colori veramente belli. È scura. Veramente un bel pesciotto, e comunque ha dato filo da torcere perché era combattiva anche lei. Veramente un bel pesciotto. A volte la taglia non fa la differenza, cioè non ci fa differenza, perché quando hai un pesce così tra le mani, che comunque forse a video non rende, ma qua dal vivo, ragazzi, è veramente bella, è veramente uno spettacolo. Oppala, va bene.
adesso la facciamo tornare a casa dalle sorelle con questa panciotta. Ragazzi, anche questo video è terminato. Finita, ma col sorriso. Sorriso perché ovviamente era la prima volta che pescavamo in questo posto. Penso che sia andata molto bene. 4 partenze, 3 guadino, 1 slamata, ma avevo 2 canne in mano. L'altra l'ho lasciata andare. Allora, il fatto è che appunto pescare in un posto nuovo, dove non si conosce nulla, a prescindere dal posto, ragazzi, non importa dove, ma quando si va in un posto nuovo dove si ha solo qualche informazione e si riesce a portare a casa il risultato, ovviamente è sempre una soddisfazione. Ovvio che se fossero state 3 carpe da 30 kg sarebbe stata proprio, però ragazzi sapete che a noi della taglia non ce ne importa fino a un certo punto, a noi importa portarvi dei contenuti utili, sani, esatto, e ovviamente esatto, che possiate prendere spunto su alcuni argomenti di cui trattiamo. Detto questo, ragazzi, purtroppo non possiamo darvi molte informazioni in questo posto, ci dispiace, però ragazzi abbiamo raccolto nei tempi veramente molte richieste, esatto. E pian pianino stiamo cercando di andare un po' in tutto. Ovviamente molti preferiscono stare anonimi. Tenere anonimi, ci danno il permesso comunque di fare il video, però ovviamente esatto, stanno attendo a dei dettagli. Io comunque non l'ho detto prima, Cree prima parlava che ha svoltato la sua sessione mettendo la bombetta. Io sulle mie, a parte l'ultima oretta che ho voluto anch'io avvicinarmi un attimo, però le mie canne sono partite con le calate del barchino, no? Quindi una pasturazione di mais con le boilies di pate con lo Smart Liquid. Quindi sono contento che anche la mia strategia, ci ho creduto, ha pagato. Cree invece nella sua zona non vedeva risultati e quindi dopo aver visto dei salti ha deciso di cambiare, avvicinarsi un attimo, e la sua strategia poi ha pagato anche la sua vendita. Come vi diciamo sempre, il carfish non è una pesca statica, ma è dinamica, esatto, ragazzi. Esatto. Non è buttare le canne, sedersi, ma è molto di più. Esatto. Guardare, osservare, capire, provare, cambiare. D'altronde, sì, loro non lo sanno, non l'abbiamo neanche detto, lo dico adesso. Siamo arrivati qua e abbiamo perso, tra virgolette, perso no, ma 40 minuti buoni col dipper, l'extender, il barchino per cercare degli spot. I miei spot hanno pagato, i suoi no, quindi lui si è accorciato su uno spot nuovo. Car fishing dinamico, ragazzi, cioè non vuol dire dinamico devi sempre camminare, no, devi, a una certa, devi vedevamo, cambiare a una cambiare. Certa le vedevamo saltare qui vicino e abbiamo detto ascolta, proviamo. Basta, ho preso una canna, sacchettino, bombetta, avete visto, tac. Esatto. Io ho creduto fino in fondo nelle mie canne, sono partite tutte e due, una si è slamata, si è slamata perché avevo 2 canne in mano, l'altra è partita e avete visto il pesce di grita. Ragazzi, detto questo, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo video, ovviamente come al solito non sappiamo dove, con chi, quando. Mi raccomando ragazzi, fate i bravi, vi ricordo sempre che in descrizione, perché ogni tanto ci chiedete sempre, trovate tutta la nostra attrezzatura, andate sotto il video. Dovremmo dirlo all'inizio, perché mi sa che hanno già skippato. Esatto. Comunque ragazzi, iscrivetevi al canale perché è gratis. Esatto. Ci vediamo al prossimo video. La prossima volta. Ciao ragazzi. Ciao.